In questi mesi di lungo lockdown, questa brutta parola in tutti i sensi, anche per quello che ha comportato, molti avranno avuto la nostalgia anche di non poter partecipare all'Eucarestia. È vero che si sono moltiplicate le messe, non solo in TV, anche su internet, anche noi stiamo trasmettendo, però è sempre un qualcosa di virtuale. Meno male che c'è stato questo aiuto della tecnologia che ci ha aiutati ad ascoltare la parola di Dio, mantenere un certo contatto, ma tutto questo non può bastare, anche se purtroppo adesso dal 18 maggio che c'è la possibilità di partecipare all'Eucarestia direttamente, c'è ancora molta gente che fa fatica a partecipare, ha paura o forse preferisce stare in casa. E mi era venuto in mente in quei tempi, in quei giorni, proprio un episodio accaduto nel 303 d.C. in una comunità cristiana di Abitene, a sud dell'antica Mambresa, oggi siamo nella Nord Africa, nella Tunisia, come un gruppo di 49 cristiani, contravvenendo agli ordini dell'imperatore Diocleziano, si riunisce settimanalmente in casa per celebrare l'Eucaristia domenicale. È una piccola comunità variegata. Quella comunità c'è un senatore dativo, un presbitero, Saturnino, una ragazza, un lettore. Sorpresi durante una di queste riunioni, di questa santa messa, il proconsole chiede a loro, interroga, come mai hanno violato il decreto dell'imperatore. E loro rispondono: sine dominico non possumus, cioè senza la domenica noi non possiamo vivere, senza l'Eucaristia, e dove la domenica implica il triplice significato di domenica, giorno del Signore, giorno della risurrezione, giorno dell'Eucaristia. Noi siamo stati tutti buoni, ben contenti a non celebrare l'Eucaristia in questo periodo. Non si tratta di violare le leggi, ma adesso che si può dovremmo avere tutto quell'entusiasmo, quella forza, quella capacità, soprattutto il coraggio di partecipare all'Eucaristia, sfidando anche qualsiasi difficoltà. Mi viene in mente solo adesso che un padre missionario che era a Khartoum, nel Sudan, dove c'è la prevalenza di musulmani, e quando celebrava la messa di Natale, che non era a mezzanotte ma era alle 4 del pomeriggio, i cristiani per venire in chiesa dovevano attraversare una piazza. In quella piazza c'era la polizia che bastonava tutti i cristiani e poi li lasciava andare in chiesa. Arrivavano tutti bastonati e sporchi di sangue, eppure venivano, diceva questo missionario, alla messa perché ci tenevano. Ecco, noi molte volte abbiamo dimenticato tante cose, abbiamo dimenticato delle priorità. Non si tratta di trasgredire le leggi, ma si tratta di dare delle priorità. La prima lettura sembra che anche il popolo ebraico abbia dimenticato. Il libro del Deuteronomio, che vuol dire la seconda legge, la legge ripresentata per la seconda volta, ritrovato intorno al 700 avanti Cristo, ripresenta alcuni discorsi di Mosè, che poi sullo stesso stile anche San Matteo ripresenterà i discorsi di Gesù. E Mosè dice al popolo che è in cammino, che sta camminando nel deserto: ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto. Ricordati per umiliarti, metterti alla prova, per sapere che avevi quello che avevi nel cuore, se tu avessi osservato noi i suoi comandamenti. Ma il popolo era un popolo, come dice ancora, dalla dura cervice, dalla testa dura, che facilmente dimenticava. E ancora dopo dice: non dimenticare il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. E anche i primi cristiani avevano già forse dimenticato abbastanza quello che Gesù aveva fatto. Se San Paolo ricorda ai cristiani di Corinto come si celebra l'Eucaristia, come Gesù ha celebrato l'Eucaristia,
San Paolo ricorda quello che lui ha ricevuto, lui non era presente all'ultima cena, ma dice, ricorda che bere la comunione con il sangue, il corpo e il sangue di Cristo è fare anche comunione con i fratelli. Ricorda i Corinzi, la comunità di Corinto, che mangiavano e bevevano e ognuno si portava quello che chi era ricco mangiava tanto, chi era povero allo stesso tavolo, poi partecipavano tutti alla stessa Eucaristia e questo dice, questo non va bene. E allora il Signore lo dice anche a noi, ricordati, non dimenticare il significato profondo dell'Eucaristia, che dobbiamo non solo dire andiamo a messa, ma andiamo veramente a partecipare a quella che è il momento fondamentale della nostra vita cristiana, che è l'alimento senza il quale non possiamo vivere, senza domenica non possiamo vivere, non possiamo essere cristiani. E questo ricordo forse era un po' affievolito quando c'erano delle grosse discussioni sull'Eucaristia, sulla presenza dell'Eucaristia, di Cristo stesso proprio nell'Eucaristia, nel pane eucaristico. E quando quel sacerdote che andando verso Roma, passando per Bolsena nel 1263, ha dei dubbi che quello che ha in mano sia veramente Cristo e quell'ostia si spezza e viene fuori il sangue. Oppure come quando a Liegi è stato celebrato in Belgio la prima volta nel 1246 la festa del corpo e sangue di Cristo. Tutti i giorni, tutte le volte che si celebra l'Eucaristia è una festa del corpo e sangue di Cristo, ma si è voluto instaurare una festa particolare, speciale. Questo è avvenuto in Belgio, in Spagna, in Italia, ma anche a Torino, col miracolo di Torino nel 1453, quando furono rubate gli oggetti sacri a Exil e quando questi oggetti sacri caddero dal mulo che li portava proprio qui in centro di Torino e l'ostia col Santissimo si alzò in cielo. Questo racconta il miracolo. Al di là di tutto questo, noi abbiamo bisogno di avere questo nutrimento dell'Eucaristia, come abbiamo bisogno di avere il pane o quello che ci serve per mangiare, anche se oggi diciamo che il pane ingrassa, il pane fa male, poi magari scopriamo, secondo di quelli che ci parlano, alcuni dice bene, alcuni dice male, e così come anche su questo momento particolare. Allora chiediamo al Signore di aiutarci ad essere noi pane spezzato da dare agli altri, pane spezzato che non è solo il celebrare l'Eucaristia, che è già importante, perché se non veniamo in chiesa non è perché siamo i migliori che veniamo in chiesa, perché qualcuno dice vanno in chiesa poi sono peggio degli altri. No, noi proprio perché siamo peggio degli altri veniamo in chiesa per imparare, per chiedere a Gesù Cristo di aiutarci ad essere migliori, ad essere veramente un segno di luce, di pace, di amore in questo mondo così difficile. Ebbene, voglio ricordare come un grande devoto che ho qui, la statua di Sant'Antonio di Padova, che noi diciamo di Padova ma in realtà è nato a Lisbona, ebbene fin da piccolo lui ha avuto proprio questo insegnamento da parte dei suoi, si chiamava Fernando prima di chiamarsi Antonio e si chiamò Antonio solo dopo che passò nell'orda dagli agostiniani, passò colpito proprio dai francescani, passò nell'ordine di San Francesco. Lui aveva fin da piccolo questa devozione all'Eucaristia, questo grande amore, e anche studiando, perché era una persona anche molto intelligente, studiò sempre di più, cercò proprio di capire sempre di più e per cercare di capire questo grande sacrificio dell'alleanza, dove non è più il sangue di un agnello che ci salva, ma è il sangue di Cristo. Il discorso che abbiamo ascoltato nel Vangelo di Gesù è la fine, verso la fine del discorso sull'Eucaristia, sul pane eucaristico di Giovanni, è un discorso molto duro, perché quando Gesù dice, parla di carne, non è carne in senso simbolico, ma la salsa è veramente la carne del macellaio, cioè la carne da mangiare. E allora Gesù ci dice, voi dovete lasciarli da mangiare. E Sant'Antonio ricorda che lui, anche qualunque cosa stesse facendo,
a volte anche se era importante, ma lo mettevano anche a lavare i pavimenti, è che se in quel momento c'era la celebrazione dell'Eucaristia, si ginocchiava sul pavimento dovunque era per pregare e essere uniti con l'Eucaristia. E cerchiamo allora anche noi di essere uniti con l'Eucaristia tutto il giorno nella preghiera, anche e soprattutto cercando di amare le persone che hanno più bisogno, a cominciare proprio da quelli di casa nostra, che non è sempre facile, dai vicini che non ci siamo scelti, e anche da quelli che forse non ci vogliono tanto bene. E allora cerchiamo quindi di fare come ha fatto Gesù, di amare tutti.